Gara che vi ricorda un recupero della sesta giornata di andata, gara che è stata rinviata lo scorso 13 ottobre, prima opportunità per la Juventus con la conclusione di Ruggero, deviata in calcio d'angolo dalla difesa del Parma, e poi gialloblu che recuperano questo pallone con Alessandroni. Diaz Consulin lo appoggia per la conclusione di Cocuzza, che risulta piuttosto debole, finisce fra le mani del portiere della Juventus Branescu. Poi Alessandroni, palla sul destro, altra conclusione piuttosto debole. Il Parma ha cercato più volte la soluzione dalla distanza nel corso del primo tempo senza mai riuscire veramente a impensierire il portiere della Juve. Poi cross di Ruggero, la deviazione di testa di Lobodatini, la palla che termina fuori di qualche metro, e poi il Parma ancora con Alessandroni, il cui tiro risulta ancora una volta facile preda del portiere juventino Branescu. E poi Beltrame ci prova anche lui da fuori, ma non inquadra i pali difesi da Ferrari. Poi il calcio di punizione, lo schema del Parma che qui sfiora il gol, colpo di testa di Alessandroni, molto bravo Branescu a non farsi superare dal pallonetto. E poi nel finale di primo tempo più Juventus che Parma, conclusione di Bonatini che risulta centrale e debole. Poi Lucari ci provano ancora con Cocuzza che si allunga in scivolata, il suo tiro termina fuori. Poi l'azione di Dall'Orco che è d'esterno favorisce l'inserimento di Diaz Consulin, il mancino del brasiliano è però facile per il portiere Branescu. E poi eccolo qui il gol di Bonatini, molto bravo e molto lucido, solo davanti al portiere a reagire nel modo giusto e a battere l'estremo difensore avversario con questo bel diamante. Sì, che fanno dei giocatori in certe zone del campo, però evidentemente... Attenzione, perché buona la posizione di Bonatini che può attaccare in area di rigore. Bonatini solo davanti al portiere, Leo Bonatini, Juventus in vantaggio nel finale del primo tempo, la Juventus passa, gran palla per Bonatini che scatta sul filo del fuorigioco, supera il portiere Ferrari, 1-0 per i bianconeri. Gran gol di Bonatini, la messa nel palo opposto dove non poteva arrivarci il portiere, grande esecuzione, grande sbarcamento. Rivediamo il diagonale di Bonatini, perfetto nel concludere davanti al portiere Ferrari, secondo centro stagionale per l'attaccante nativo di Belo Horizonte, classe 1994, Juventus in vantaggio, Parma bucato da questo lancio. Esatto, siamo con Leo Bonatini, l'autore del gol. È stata una partita difficile in questo primo tempo, hai trovato però la profondità giusta, un gran bel gol, ti stai ritrovando in questa Juventus, hai fatto un po' di fatica all'inizio, ora però sei un giocatore importante. Sì, è un calcio un po' diverso di brasiliano. Quando sono arrivato incontro un po' di difficoltà, però anche io credo un po' per la lingua, però adesso stiamo lavorando bene, tutto l'allenamento, l'allenatore Baroni parla sempre con me, una brava persona. Adesso credo che arriviamo per essere campioni. E sì, aspettiamo. Senti, intanto il secondo tempo sarà difficile come lo è stato il primo, perché il Parma gioca bene, quindi la Juventus che cosa deve fare per tenere la vittoria? Sì, una buona squadra, anche la nostra squadra è tanto forte quanto, però torniamo al secondo tempo, aspettiamo che facciamo la stessa cosa, anche torniamo per fare un altro gol e aspettiamo fino al gioco con una vittoria. Grazie, complimenti per il gol e per l'italiano. Grazie. A voi. Perfetto, grazie. Invece è dal centrocampo in su, anche se vediamo che ci sono già almeno tre elementi che si scaldano nei pressi della panchina del Parma. Attenzione a Beltrame che recupera il pallone, va via Beltrame, conclusione! Il raddoppio della Juventus! Ha segnato Stefano Beltrame! Juventus 2, Parma 0. E l'ho detto prima, questo giocatore è un giocatore interessantissimo, dalle doti tecniche, tripli notevolissime. Dovrebbe fare sempre la differenza in partita. Va via Sal, brucia completamente il senegalese, poi di sinistro infila molto bene alle spalle del portiere avversario Ferrari, assegno Beltrame per la quarta volta in 8 presenze stagionali, giocatore di cui si è parlato anche